Il sole sta sorgendo su un orfanotrofio di bambini portatori di handicap. È Natale. Un piccolo infermo chiede: perché festeggiare il Natale se qui va tutto male? Un'altra bambina, con voce dolce, risponde: è proprio perché tutto va male che Gesù è venuto sulla terra. Ha ragione la piccolina. Possiamo infatti ringraziare Dio che, guardando dall'alto del suo santuario, dal cielo, osservando la terra e ascoltando i gemiti degli uomini, dei prigionieri, dei sofferenti, dei solitari, ha mandato Gesù, il meglio del cielo, per liberare il peggio della terra. Egli lasciò la gloria, lasciò miriadi di angeli che lo servivano per venire a nascere in una stalla. Visse in povertà, lavorò con le proprie mani e tuttavia divise la storia. Neonato fece tremare un re, bambino mise in imbarazzo gli eruditi, uomo maturo comandò alle forze della natura, aprì gli occhi dei ciechi, risuscitò i morti. Non compose mai un canto, eppure è stato il soggetto di innumerevoli canti per migliaia di compositori. Nomi di grandi uomini sono apparsi e poi scomparsi, ma il nome di Gesù, superando i millenni, resta sempre presente e attuale. Se togliessimo tutti i nomi più illustri dalla storia dell'umanità, il mondo continuerebbe a girare ugualmente, ma se togliessimo quello di Gesù, non rimarrebbe altro che niente. Il Natale storico della Bibbia è di capitale importanza, perché nasceva il Messia atteso e quindi la speranza dell'umanità, la redenzione, il perdono, la pace, la vita e la salvezza. La sua vita, dalla nascita alla resurrezione, ha avuto il suo culmine all'ascensione, con l'entrata gloriosa nel regno dei cieli. 2000 anni fa, quando Gesù nasceva, non era nell'albergo, non era nel palazzo del re e non era nemmeno in nessuna casa di Israele. E oggi non sarà sotto l'albero di nessuno, in nessun presepe, come in nessuna cattedrale magnificamente addobbata. Sarà invece, come sempre, nell'umile cuore del credente. Quel credente, chiunque esso sia, che sente il vuoto nel suo cuore, che si sente desolato, prigioniero di una vita senza senso, che sente il bisogno del Salvatore e di essere salvato. Il valore della nascita di Gesù si concretizza nelle parole che ancora oggi egli ci rivolge tramite Giovanni capitolo 3 al verso 3. In verità vi dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Miei cari, sia questo il nostro Natale, che ognuno di noi possa nascere di nuovo e ricevere da Dio il dono del suo figliuolo e della vita eterna. Ed è questo l'augurio più bello che vi facciamo di cuore. Dio vi benedica.